Ciccioli belligeranti, buonasera e bentornati dal vostro Dictator Lawrence in questo quinto appuntamento su Rome 2 Total War, la campagna delle campagne, la campagna delle campagne addirittura, mi è saltata fuori così, la nostra avventura con le campagne macedoniche di Vide Timpera. Bellissima. Allora, buongiorno Rusco, buongiorno Dio Solar Brando. Oggi non sono riuscito alle ore 14, ragazzi, sono rincasato poco fa e quindi ho dovuto slittare tutto quanto. Allora, di aperitivo, beh, poco male fare l'aperitivo con i romani che massacrano i macedoni, beh, è sempre un bel dire. Ciao Golden Buster, il Brando Astora, Vlad III di Vallacchia, Gianluca Canuzzi Petrenko, buonasera a tutti belli. Allora, oggi ragazzi si va in Macedonia, eh? È il giorno X si sta avvicinando. Allora, il nostro dignitario qua si è preso una bella skills. Questo qui potrebbe, vediamo che cosa può prendere. Può prendersi il bonus dell'Empire Maintenance. Spicy. Cultural conversion. Conversion. Io direi prendiamo questo. Così poi dopo andiamo ad esploitare quel ramo lì. Ciao Mattia, Alex F, Pietro, Caruso Gigibox, il cassone, mio signore. Dunque. Allora, noi stiamo reclutando qui, stiamo prendendo i nostri astati per cercare di limare un attimino questa armata, mentre l'altra è completamente in refill e abbiamo anche il nostro Sulpicio Galba. Ok, perfetto. Allora, io direi proviamo a mandare questo. I populares non ci sono molto fedeli, eh? Io volevo mandare Tito Flaminio, per esempio. Mandiamo Tito Flaminio. Mandiamolo a parlare con Rodi. Mentre invece tu vai a parlare con il regno del Merdamon. Ok. Ciao Francesco. Ciao Jacopino. Sulpicio, Sulpis, andiamo avanti, va. No, Callimachos, aspetta, non abbiamo assegnato le abilità a Callimachos, che è il dignitario che non dignitaria, ad Ambrachia. Lui cosa può prendersi? Un ottimo più 4 di tax rate, direi. Meno 2 wealth. Sì, dai, prenditi il supervisore esperto, così ci dà una mano anche per la ricerca. Occhio che scoppia la guerra civile, e poco ci possiamo fare per la guerra civile. Sicuro i nostri eserciti sono in mano a generali del nostro schieramento politico, sono in mano agli ottimati, non ai nostri nemici. Forse è la flotta del piacere? Pergamon, scelgo te, esatto. Allora. Dobbiamo anche tenere d'occhio i nostri alleati a sud perché potrebbero essere invasi da un momento all'altro. Qualora il nemico decidesse di invaderli, dobbiamo scendere a dargli una mano. Sennò poi veniamo circondati da un panino. Intrigo politico. Allora, con Rodi... No, non voglio sponsorizzare un atleta. Allora, il tuo diplomatico è ritornato accompagnato da un famoso studioso. Increase research rate for civil technology 3. Ah, Rodi ci ha dato un personaggio. Invece quelli di Pergamo, ragazzi, continuano a ucciderci o a pestare i nostri dignitari. Allora, qui terminiamo i reclutamenti. Fammi vedere un po' che cosa hanno. Allora, noi potremmo prenderci, in questo caso, il livello 3 del Military Conscriptor. Così ci aumenta a manetta il replenishment. Due turni ed è a posto. Questo qui sostanzialmente è pronto, direi. Mentre invece, vediamo cosa possiamo reclutare.
noi potremmo andare a prenderci cavalli. Allora, i cavalli li abbiamo, spade ne abbiamo, prendiamoci un triario. Ok, avanziamo con la spia, raga. Dobbiamo cercare di capire che cosa hanno loro. La rissa è ancora vuota. La rissa è ancora vuota. Vieni qui. Esatto. Allora, mentre invece da questo lato qui potremmo provare a reclutare un'altra... No, non possiamo. Un'altra ballista. Oh, i cani. Li prendiamo i cani, ragazzi. Dai, prendiamo i cani. Prendiamo due cani. Allora, a livello di veliti ne abbiamo tre e va bene. I falangiti di Efeso, romanizzati. Gli Ipes della Tessaglia. Prendiamo anche gli Ipes della Tessaglia. Le nostre truppe ausiliarie fondamentali, direi, eh. Si legge Pergamo, si scrive Pergamo, si legge Merdamon. Esatto, attenti al cane, cave canem. Io penso che questo turno o il prossimo al massimo dovremmo essere pronti per l'invasione. Dovremmo capire il prima possibile qua... Oh, sono arrivati i Seleucidi... No, sono a Rodi, ok. Ah, economia di livello 1, pesi e misure comuni. Allora, pesi e misure comuni ci hanno fatto archiviare l'economy tire di livello 1. Questo è importante. Io adesso opterei anche per andare a prendermi la documentazione legale, oppure possiamo andare a chiudere il livello 1 anche delle tattiche militari con le pompe, le ship pumps. Ok, questo è a posto. Qui l'ordine pubblico è ancora precario, eh? Qui l'ordine pubblico è ancora precario. Se dovessimo togliere il raiding 890. Allora, noi dobbiamo avanzare adesso, ragazzi. Qui abbiamo succhiato tutto il manpower possibile e immaginabile. Scendiamo. È partita l'invasione. Alberto, il piacere della scoperta. Allora, vediamo un po' qua. Mucche, oh, ecco, questo qui sarebbe il primo che potremmo prendere. Perché Farsalo ha già la caserma e ha già il cibo. La rissa ha la caserma e ha il brick maker. Questo ha già il tempio. Bene. Direi che potremmo togliergli le due città secondarie. Stabilizzare queste e poi... marciare sulla rissa. Non mi piace prendere i cani, però ne rispetto la scelta. Dipende come li usi i cani, caro mio. Perché i cani, per bloccare le cariche di cavalleria nemiche o per inseguire i tiratori, sono perfetti. Più che altro perché non ti richiedono di micrare. Indirizzi gli accompagnatori, lasci liberi i cani, proprio come fa Smithers, e poi fanno tutto loro. Allora, qui abbiamo anche una... i ludi plebei. Bene che ci danno public order. Allora, noi dobbiamo andare a liberarci lì, di questi ribelli qui. Lo possiamo fare tranquillamente con lui. Lo possiamo fare tranquillamente con lui.
Allora, qui intanto avanziamo. Tirami indietro un attimo la spia, deployati qui. Il piacere della scoperta. Ok. Tengo da parte i soldi, eh? Esatto, vedete adesso che sono scesi tantissimo. E adesso qua nelle stagioni invernali sarà importante avere da parte qualcosa. Ciao Michael Kill. Ciao Jenny! Come stai, bello? Ah, il piacere della scoperta. Tra l'altro, quelle saranno anche battaglie che dovremo giocare per cercare di perdere meno uomini possibili. No, non me lo adotti. Giù le mani. Nessuno tocchi Caino. Allora, tu mi vieni a prendere questo e la giochiamo. Escono a combattere in campo aperto, perfetto oserei dire, perfetto. Ciao Ricky, buonasera. Brando Astora, io i cani le poche volte che li usavo contro il fianco nemico o contro gli arcieri. Allora diciamo che sono unità che non vanno bene da utilizzare in attacco frontale. Fanno parte di quella categoria di unità ausiliarie. Allora, qui possiamo andare con il triplo access perfetto, eh? Ah, il piacere della scoperta, mio signore. Yes, commander! Astati? Astati? Oh, guardali qua, i nostri giavellottisti. Ok, uno, due. Di qua. E voi due di qua. Perfetto. Audio di gioco basso, dici? Aspetta. Così dovrebbe essere meglio. Allora, a livello di fanteria non c'è storia, per loro. Ciao Ricky! Non ricordo se è giusto o meno. Ok, no, no, no. Adesso, in teoria adesso dovrebbe sentirsi. Sì, voi datemeli sempre dei feedback audio-video, ragazzi, perché... Qui dobbiamo arrivare a contatto il prima possibile. General Kenobi... Sì, fatevi una corsettina fino a lì. Waiting.
One of our units has used all its ammunition. Missile infantry! Ready! Your command! Astati! Cut them down! Okay. Principe! One of our units has used all its ammunition. Ok. Attaccare di qua. Sì, sì, me l'han detto. Me l'hanno proprio detto. One of our units has used all its ammunition. General Kenobi, the negotiator. Voi, basta tirare. Dobbiamo entrare con le cav. Chiudi qui. Staccarsi. Tu sei circondato, scubetta. ...152, 142, questi sono belli che morti. The battle is turning in our favor. Oh, ma voi? Ma pensa a te questi che hanno pushato fi... Beh, adesso gli mando dentro i triari, voglio vedere che cosa fanno. No, funziona anche, cioè, no, funziona. Funziona. Certo, devi comunque micrarlo perché in certe situazioni ti devi adattare. Bene. Molto, molto, molto bene. Eroe della giornata? La cavalleria? Sì, 227 kill, è stato un cavallo. Ok, farsalo è chiusa.
Ma io vorrei capire, la Macedonia le truppe dove le ha? Noi qua entriamo come un coltello caldo nel burro, eh? Eccole dove le ha. Perché non possiamo passare? Chi lo dice? Chi lo dice? Ah, vediamo se la facciamo in automatico, che quanto ci fa perdere. Giusto per fare il raffronto. 739, ne ha perse il doppio. Vabbè. E altri 10.000 di qua. Allora, a livello economico adesso siamo a posto. Dobbiamo assolutamente andare a convertire queste province. Allora, io direi... facciamo un farming settlement. Qui abbiamo i cavalli. La local agora non la possiamo... eh no, però mi sa che è unica tra noi e loro. Allora, io opterei... per il Nymphaeon. Cattle Pens e Roman Barracks, per adesso. Per adesso. Poi alla rissa andiamo... no, beh, a parte che, oddio, le Roman Barracks qua non so quanto ci servono. Non so quanto ci servano qui le Roman Barracks, in realtà. Perché comunque i due eserciti sono pieni. Preferirei farle alla rissa, allora, a sto punto. Cos'ha dentro alla rissa? E le ha dentro anche qua. Quindi facciamo così, buttiamole giù. Oppure potremmo fare gli ausili... no, ma... No. Buttiamo giù. Ci facciamo... una struttura per i cavalli, una struttura economica. Io direi a Fere facciamo l'ordine pubblico, tempio e agorà. Qui facciamo il militare e il cibo, cioè facciamo, scusami, l'economico e il cibo, e poi alla rissa facciamo il militare. Va bene, secondo voi? Può essere una buona soluzione? Allora, qui dobbiamo anche andare a prendere il ribelle. Quanto siamo sotto di 3? Allora, in teoria adesso, però, se facciamo così, dovremmo stabilizzarla un po'. Esatto, la riportiamo in positivo. La nostra provincia principale, invece, può essere... upgradata adesso. Allora io volevo andare a vedere l'anfiteatro arriva a darci 10 24 500. Noi potremmo fare l'anfiteatro, anche se il Central Slave Complex è importantissimo, perché ci dà il più 75% di wealth generata dagli schiavi. Questo ci porta da 3 a 5. Noi siamo sotto di no, no, non ce la facciamo. Dobbiamo fare per forza l'anfiteatro. Dobbiamo fare l'anfiteatro, perché sennò questa provincia qui fatichiamo a stabilizzarla, eh. Salve Diego, buongiorno. Anzi, buonasera ormai. I ciccioli all'aperitivo. Questa qui è un po' logorina, eh. Questa qui è un po' logorina. Noi potremmo eliminare questo plita della Tessaglia e prenderci... eh sì, ma 2008, no, sta fungia, cioè...
Madonna, ma quanti costi? Sono fortissimi gli opliti della Kaia in difensivo. Preparano la controffensiva i macedoni. Ma Diego, guarda, noi abbiamo iniziato in realtà alle 17.30, perché oggi alle 14 per lavoro non ho potuto, dovevo fare altro, e quindi ho detto no, la devo recuperare, perché avevo fatto anche il sondaggio, peraltro, mi dispiace molto. Però chi mi conosce sa che con gli orari devo essere forzatamente flessibile. Allora, qui come siamo messi? No, aspetta col Patron of the Military, prenditi immediatamente il Military Conscriptor. Allora, questi sono infortunati. Noi però potremmo attaccare lui. Allora, devo però vedere qua a nord com'è la situa, eh. Noi potremmo attaccare. Potremmo attaccargli questo qui. E tirare dentro quelli che sono nel fortino. È Filippo, ragazzi, è Filippo il Macedone questo. Abbiamo beccato l'esercito di Filippo. Attenzione. Però dobbiamo mandare avanti la Fretensis, eh. Dobbiamo mandare avanti la Fretensis, perché la Victrix ha gli effettivi che sono molto logori. È Filippo di Macedonia, ragazzi, l'abbiamo beccato con un esercito di 4.269 uomini. Mio signore, impaliamo Filippo. Filippo? Filippo? Allora, Filippo gli arriva di rinforzo. Filippo gli arriva di rinforzo. Allora, noi facciamo una roba del genere. Noi abbiamo i rinforzi che ci arrivano da qua. Io prenderei tutta la fanteria e la metterei qua. Ok? Con tanto di generale. Terrei solo i cavalli. E i veliti. Voglio beccargli l'altro generale. Dove cacchio è andato a finire? Corri di qua. Corri di qua. Our reinforcements have arrived. Dobbiamo capire dove è andato il porco. Voglio fargli fuori il secondo generale il prima possibile. Qua mi fa il triplo access automatico, eccolo qua.
No, 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 no. Ho il tabbatto, oddio cosa ho visto, 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 oddio cosa ho visto. Mi stanno rushando con le cav. Ripiegare. Allora. Correre, venire di qua. Ok, guardalo qua, Filippo. È qua, Filippo. Mamma mia, meno male che mi sono accorto, ci stavano facendo il panino. Ci stavano facendo il panino. Don't break formation. Ok. Venite dietro voi. Ciao Wolfie. Panino con salsa greca. Vai con lo sliding doors. Romans ready for duty. Lead formation. Break formation. General. Principes. By your command! At speed! Brave Romans to a man! Principes! Quick march! Yours to command! Advance at speed! Equitate! Camminate pure. Ci provo, Diego. Abbiamo beccato Filippo il Macedone, ragazzi. Filippo! Filippo! Shock cavalry ready. As you command. Orders ready and waiting. Riders at the double. General Kenobi. Advance at speed. Riders advance. Yours to command. Melee infantry. Double time. By your command. Quick march. Advance at speed. One of our units has used all its ammunition. Allora, gli abbiamo preso una tessaglia macedone, eh. Oddio, sta venendo avanti Filippo. Avanti.
One of our units has used all its ammunition. One of our units has used all its ammunition. By your command. At your service. Astarte! Ready for orders. Principes! Yes, commander! Valites! One of our units has used all its ammunition. Astarte! One of our units has used all its ammunition. Understood! Principes! Understood! By your command! Equites! Ready! Cut them down! Orders! Questo foroia caioio plitai. One of our units has used all its ammunition. Understood! Commander! Ah no. Melee infantry ready. Charge! Valites! By your command. Romans ready for duty. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Yours to command. Equites! Astarte! Equites! Heavy cavalry ready and willing. Astarte! Melee troops! Your order. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Equites! Spearmen and the runner! Melee troops! Missile infantry! Equites! Principes! Filippo! Filippo! Liberatemi questo. Madonna, 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 madonna. Se vi faccio del male fisico. Se vi faccio del male fisico. Dentro. Attaccate Plipau. Ready for
mi ha fatto scendere da cavallo. Mazzate Filippo. Caricare nella schiena. Gli abbiamo spaccato la formazione di Cialcaspiti, eh. Ok, ritirarsi. Continua tu. Tu, attacca di qua. Tu, dentro qua, tu dentro qua. Staccati. Filippo! Filippo, stai blinkando, Filippo. Parabarabaraba paraba paraba parabarabarabam parabarabarabarabara. Qui c'è l'ispaspista Somatopilakes. Minchia, sono 300 gli ispaspisti. Oh. Questi sono pliti dell'Acaia. Pam parabam pam parabam. Staccati. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. No, cazzo, no, 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 che sono girati di qua, sono girati di qua. Madonna. Questo è il momento dei triari. Qua bisogna far combattere i triari con sta gente qua. Ah, questi si stanno separando. Allora, attacchiamoli con questo. Ok, gli abbiamo fatto dare la schiena, gli abbiamo fatto dare la schiena. Caricare. Roma vittoriosa! Nel fianco pieno. Ritirarsi, chiudi qua. È il panino dei triari, mio signore. Vai, 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 dentro! E qui gli abbiamo preso 3 unità con questa carica, eh. Per il malus. Via.
dagli il cambio. Allora no, aspetta, staccati. Questa la sentono, questa la sentono, questa non gliela leva nessuno, non gliela leva questa. ...170, 69, 68, 66, gli fa malissimo questa. Sono shaken. Via. Oh, non vuole morire, eh? Filippo mi sa che è scappato. Ciao, lui e lei. Filippo mi sa che è riuscito a scappare, eh? Non mi è sembrato di vedere la morte. Oh, là. Brutto finocchiazzo, vieni qua. E voilà, les jeux sont faits, rien ne va plus. Prendiamo questi quattro disgraziati qui. Possono usare tutte le picche, tutti i cialcaspidi che vogliono. Ma i miei veliti sono così amorevoli. Le pannocchiette, sì. Dai, fateli fuori questi. Principes! Adesso dobbiamo fare un bel replenishment, eh. Filippo. Ops, Filippo! Ne ho persi 1.500, 3.900! Filippo! Sei messo male, Pippo! E qui dovremo... credo, forzatamente, ricorrere al reclutamento di qualche mercenario. Il bastardo si è salvato. Il bastardo. No, è morto. È morto. Gliel'abbiamo ammazzato, Filippo. Adesso io però nella tua trappola non ci voglio tornare, eh. Te lo dico. Non ci voglio mica tornare. Allora. Per forza di cose voglio fare su, almeno sugli astati, il regrouping. Tiriamo su dei mercenari temporanei. Questi sono due argento, mi girerebbe molto le palle raggrupparli, eh. Titturio Foroi qua, Macedoni puzzano un po'. Ok, tre opliti della Caia. Mamma mia. Questi proprio sono, cioè, c'hanno una muscolata enorme. Che bella la muscolata greca, ragazzi, in bronzo, è bellissima. Dovrebbero aprire un OnlyFans quelli lì. Allora, War Horse Pastures. E qui andiamo. Ah, non posso fare l'auditorium. Why? Ah, perché costa troppo l'auditorium. Allora, facciamo così.
Il cibo non è un problema per... Eh no, le palle di Fra Giulio. Mi fai il riperco... Ok, ripari. E tu mi fai l'auditorium. Dobbiamo ragionare in questa maniera qua. Per forza. Per forza. Gli opliti sono ciaddissimi. Ciao, lui e lei! Adorabile serino kawaii. Dobbiamo tenere Farsalo e va come scappa l'esercito di Filippo? Li abbiamo impannocchiati. Ah, c'è lo spam di cammello e di pannocchia. Ciliegina, pannocchietta. Che per chi non lo conoscesse è il soprannome del nostro Rex Axa. Un membro della nostra squadriglia di War Thunder. Ciliegina, pannocchietta. C'è lui e c'è lei. Io lascerei la decisione a lui e lei riguardo alle sorti di Filippo. Cosa facciamo con Filippo? Che in teoria dovrebbe essere morto. At your command. At once. Is that all? E voi dovete stare in stanza difensiva qua dentro adesso. Ready for further orders. Dovete starmi dentro qua. Tu, per esempio, potresti prendermi un falangita macedone. Giusto per stare lì a holdare, eh? Non per altro. Perché noi, in realtà, abbiamo problemi, e anche abbastanza gravi, di replenishment. Abbiamo la popolazione. Abbiamo la popolazione in calo, in declino. E qui sotto c'è la Beozia che è ancora occupata. La Lega che. Se soltanto Sparta. Dall'altra parte il raga, il Merdamon dall'altra parte sta reggendo. Allora, dall'altra parte sta reggendo. Fammi vedere qua se possiamo fare una sortita a Zankynthos. No, dobbiamo difendere. Castrato. Gli facciamo bere l'oro fuso. Filippo in palla. Mi piacciono i ciccioli, sono sempre così, come dire, amorevoli. Filippo. Posso consigliarla caldamente questa campagna a chi gioca Divide Tempera? È rilassante. Ok. Trade agreement con l'Etolian League. Allora, in teoria adesso l'Etolian League dovrebbe espandersi lì. Perché noi gli abbiamo levato l'esercito di Filippo. Publio Galba sul piccio. Il piccio! 4.009. Allora, ragioniamo un attimo. Ragioniamo un attimo. Meno 17 ad Antigonia. Noi dobbiamo forzatamente andare... Loyalty, tax rate, agent. Noi dobbiamo andare a fare le fogne, perché se no rimaniamo infognati. Facciamo le fogne e poi ricerchiamo il cemento. Il cemento romano fatto sulla base della pozzolana. Ah, la pozzolana.
Perché vedete, noi qua facciamo un replenishment infimo. Però adesso possiamo fare questo. Oh, beh, no, beh, dai, non siamo mica messi male, ragazzi, eh. Non siamo mica messi male. Allora, per noi l'ideale sarebbe anche andare a reclutare. In teoria ti basta venire qua, giusto? Sì. Tiriamo su altre due navi. Poi sul piccio. Allora, vediamo cosa posso darti. Posso darti tanto amore. Ti do il Patron of the Military. Aumentiamo gli sconti. Con lui potremmo fare delle operazioni interessanti. Noi potremmo scendere o a sud, oppure mandarlo a prendere la rissa. Noi ce lo possiamo permettere adesso. Noi ce lo possiamo permettere. C'è un esercito un po' di rimbambiti, eh. Populist, populares, populist. Populisti, populisti, populisti. Io vorrei adottare anche Pacuvio. C'è lo shipwright. Meno 15 upkeep per tutte le navi. Eccolo qua. È lo sconto del piacere. Madonna, povero Filippo. Povero Filippo. Beh, diciamo che i romani erano abbastanza crudeli da questo punto di vista, eh. In realtà stiamo facendo un replenishment più veloce di quanto pensavo. Longino. Dobbiamo combattere il terrore di Scilla, che è questa armata qua. Della Kayan League. Yes. Allora. 140, ma senti una cosa. Diciannove turni, troppo. Allora io direi torna qua, va. Oppure fai una cosa, vai qui a raidare. Non possiamo raidare adesso, raideremo dopo. Peccato. Allora, qui abbiamo abbastanza uomini per tirare l'affondo sulla rissa. Potremmo sempre mandarci lui anche a rinforzare di lì. E in questa provincia qua, fammi vedere
Allora, io andrei a fare un secure loyalty su questi, per forza, obbligatorio. Che dal prossimo turno mi serviranno. Claudio Longino. Aspetta un attimo, chi è Longino? Lui, Claudio. Meno 2 upkeep, meno 2 upkeep. Noi potremmo andare a prenderci, in realtà, il più 4 di melee. Mamma mia, ma è OP questo qua. È veramente OP. Questi qui di 17 ne hanno dentro. È in automatico quella lì, mi sa che non la vinciamo mica, eh. Allora, Tebe, Atene, Caristos. No, non possiamo scendere qua. Dobbiamo stare dentro a macerare. Vediamo l'inizio del prossimo turno, ragazzi, perché qua la situazione è abbastanza critica. Questo lo dobbiamo uccidere adesso, perché se mi recluta tutti i mercenari che ci sono in quella provincia lì, potrebbe essere molto problematico. Lì è pieno di arcieri, c'è un sacco di roba in quella provincia. Spicy. Allora, no, non te lo sponsorizzo l'atleta. Vai a fan bagno. Mi servono questi soldi, perché io devo reclutare un altro esercito qua. Prendiamo la Liberatrix. Dammi la Cor Pretoria, che costa meno. Qua mi serve semplicemente per mantenere l'ordine pubblico, in realtà, eh. On the move. You may as well get comfy, men. Allora, questo qui lo dobbiamo uccidere. Fortificati qua. Tu hai praticamente terminato. Qui ha praticamente terminato il replenishment. Un turno. Molto bene. Ragazzuoli, cioè, io direi che qui domani facciamo un bel disastro. Facciamo un bel disastro. La dichiarazione dei redditi. Dovresti riuscire a tirare su una quarta armata per mandare sul Picio in Tessaglia. Sì, infatti è quello che sto facendo. Oh cazzo. Oh cazzo. Ready for battle. Saltato fuori anche un ribelle lì. Sì, sul Picio in Tessaglia ci serve, perché? Perché l'idea poi sarebbe quella di lasciare, fammi vedere, ecco da qua, allora sarebbe quella di lasciare un'armata in Tessaglia e poi dopo sul Picio e un'altra armata la mandiamo in Macedonia. La mandiamo in Macedonia
Perché io credo che tolta gli... Pella e la città con l'oro, per loro potrebbe essere una bella botta, eh. Più che altro, allora, se andassimo a sud, qui ci troveremmo contro Elis, che è una fazione nemica e che ha armate sue. Poi la Kayan League, che è nemica e ha delle armate sue, più roba della Macedonia. Mentre invece qui a nord troviamo solo la Macedonia. E io preferisco tirargli delle legnate definitive e poi dopo scendere e andare nell'Attica con il solo scopo di ridare a quell'amorevole Cremonide ciò che gli spetta di diritto. Voi che cosa ne pensate di questa cosa? Total War Warhammer 3 sarà portato assolutamente sul canale all'uscita da Samurai Warrior, che è il ragazzo del clan che si occupa, diciamo, più del fantasy, e nonché è un giocatore fantastico di Total War Warhammer, molto competente, e sì. E anche il Dictator giocherà un pochino di Warhammer 3, ve lo dico, perché voglio provarlo, poi magari mi prende e così. Le balliste le ho, ce le ha sul piccio. Le balliste le ha dentro sul piccio, una sola per il momento, però... Più 4 public order. Ma sì, dai, pigliatelo. Ok, allora io direi, ragazzuoli, per oggi ci possiamo fermare qui. Io vi chiedo di sostenerci con i commenti, e nei commenti fatemi sapere, secondo voi, se è una buona idea quella di chiudere prima la provincia della Macedonia e poi riversarsi a sud, oppure preferite un intervento a sud e magari holdare un attimo la Macedonia. Lasciatemelo scritto nei commenti, un like per sostenere il canale, e soprattutto, se il video vi è piaciuto, l'appuntamento è domani alle ore 14 con Rome 2 Total War, mentre invece, se riesco, non è certo, al mattino su Twitch con il Matinè. Un abbraccio dal vostro Dictator, vi auguro una buona serata, ci vediamo domani, ciao belli.